Ritorna in campo la squadra cremisi dopo uno stop forzato di 2 settimane a causa del Covid. Al della vittoria, su un terreno davvero pesante, la formazione di casa si ritrova di fronte alla capolista matricola Castelnuovo Romano, che dopo 13 gare disputate, in virtù di 8 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, si posiziona sul gradino più alto della classifica. Terza gara ufficiale del 2021 per la formazione di Andrea Mosconi, che ha subito 2 sconfitte fino ad ora, una in casa contro il Monte Giorgio ed una in trasferta contro la Matese, ed è alla ricerca del successo interno che manca al della vittoria da lontano marzo scorso. Mosconi manda in attacco la coppia Padovani e Severini, a centrocampo Ruggi, Pagliari, Tortelli e Capezzani. In difesa ancora assente Labriola dal primo minuto, Zancheron e Ruggeri laterali, con Strano e Bonacchi a chiudere centralmente. Sul fronte opposto mister Guido Di Fabio mette come terminale offensivo Alessandro Fagioli, qualche metro indietro Emili e Di Rocco, supportati a centrocampo da Croce, D'Egidio e Loviso, e a difesa a 4 Casimiri, Terenzio centrali e Olivi, Sanseverino più esterni. Prima fase della gara che scorre via senza sussulti. La prima azione degna di nota al 22esimo, dalla sinistra spovente, in aria, stop di Capezzani che in semi rovesciata prova la conclusione che viene fermata dal numero 1 ospite. 2 minuti più tardi, punizione per i neroverdi, batte capitan Terenzio, testa di Emili, pallone che si spegne a lato. Al 29esimo, similare alla prima azione dai padroni di casa, cross dalla sinistra, appoggio di testa di Padovani per Capezzani, ancora una rovesciata del numero 11 cremisi, pallone quasi sull'angolino con Natale che riesce in qualche maniera ad allungare la sfera. Si chiude un primo tempo intenso sotto il profilo agonistico, ma non proprio eccezionale dal punto di vista estetico e del gioco. Nella ripresa comunque la musica cambia immediatamente, nemmeno il secondo giro di orologio. Rucci allunga per capitan Ruggeri, cross al centro di Capezzani che mette sui piedi di Giorgio Pagliari, la cui conclusione viene però deviata in angolo. Angolo cremisi, il pallone dopo una respinta viene recuperato da Mirko Severini che di controbalzo, appena fuori aria, trova l'angolino giusto e porta così in vantaggio la squadra di casa 1-0. La risposta ospite al 12esimo minuto, manovra di contropiede che si sviluppa sulla sinistra, cross di Fagioli per Emili che apre per D'Egidio, ma Tortelli in qualche maniera riesce a deviare in angolo. Al 18esimo questa volta la ripartenza dei padroni di casa, Ruggeri allunga per Rucci, apertura per Severini che lascia stupito Terenzio e mette il pallone nel sacco per 2-0 dai padroni di casa con la prima doppietta stagionale di Mirko Severini. Partita che potrebbe sembrare decisamente chiusa, nemmeno a pensarlo, mister Di Fabio negli ultimi minuti schiera una squadra a trazione anteriore con Fagioli, Di Rocco e Di Stefano, con Manari fresco a dar forza a centrocampo. A 2 minuti dal termine, De Puy si vede scivolare dalle mani la sfera che poteva decisamente trattenere. Angolo ospite, batte Loviso ed è inzuncata vincente di Casimiri che si incunea tra le maglie della difesa cremisi. Nella fase di recupero ancora la ripartenza dalla sinistra dei neroverdi. Di Rocco prova a mettere il pallone in aria, si avventa sulla sfera De Puy che non trattiene, palla che rimbalza proprio sui piedi di Bregasi ben posizionato e così il 2-2 è servito. Gara che si chiude sulla parità, bicchiere alla fine più mezzo pieno per la capolista Castelnuovo Romano che ha avuto il coraggio di crederci fino all'ultimo istante e bicchiere più mezzo vuoto per il Tolentino che per l'ennesima volta si è fatta riprendere proprio nei minuti finali.